Senz'altro il nostro paese sta passando un momento difficile e quindi anche il nostro studio ha deciso di venire incontro ai nostri pazienti. Come venire incontro ai nostri pazienti? Abbiamo deciso di ridurre tutto il nostro listino, sia della medicina estetica che della chirurgia estetica, del 20%. Questo però attraverso un'operazione che noi riteniamo virtuosa, ovvero per noi due punti sono fondamentali nel nostro lavoro e lo sono sempre stati: la qualità da un lato e la sicurezza dall'altro, ovvero la nostra medicina estetica, la nostra chirurgia estetica deve avere un'altissima qualità sia per impegno dei professionisti, ma soprattutto e anche per quello che sono tutti i materiali di prima scelta che noi utilizziamo. E l'altra è la sicurezza, ovvero sia la medicina che la chirurgia estetica devono essere fatti in ambienti idonei alla chirurgia, e mai si deve risparmiare su quella che è la sicurezza del nostro paziente. Quindi noi siamo riusciti ad ottenere questa riduzione del 20% solo attraverso un dialogo con tutti i soggetti che partecipano al prezzo finale dei trattamenti e degli interventi, ovvero i professionisti, quindi noi chirurghi, gli anestesisti, ma anche tutte quelle ditte che ci forniscono i materiali, che da anni ci forniscono i materiali per la nostra chirurgia e per la nostra medicina, che hanno accolto la nostra richiesta di venirci incontro per quanto riguarda i prezzi, ma anche le strutture all'interno delle quali noi lavoriamo e operiamo. Quindi solo attraverso questo dialogo con tutti i soggetti che vanno a completare e a formare il prezzo finale di un trattamento e di un intervento si riescono ad avere delle riduzioni importanti che non vadano a intaccare né la qualità né la sicurezza, che per noi e per il nostro studio rimangono i due punti fondamentali del nostro lavoro.